Animali da palestra, questo è un video di domanda e risposta riguardo agli integratori, se fanno male oppure se fanno bene, perché alcuni di voi mi avete chiesto di parlare di questo argomento e così farò in questa occasione. In particolare, mi scrive oggi Ruben Petrascu che chiede: "Ciao Oliver, io ho molti dubbi sugli integratori. Non posso sapere che cosa ci mettono veramente lì dentro, se sono degli alimenti industriali. Si può capire che ci sono delle sostanze chimiche all'interno per la conservazione, eccetera. Non è meglio trovare quelle sostanze nella frutta secca, noci e quant'altro? E poi, se creano dipendenza, questo è un primo campanello d'allarme che non è salutare, come il caffè, alcol, fumo, eccetera. Mi aspetto una risposta al più presto, complimenti per il canale. Ciao, a presto." Ora, innanzitutto devo dire, non sono un medico, questo è semplicemente il mio parere, che non va a sostituire il parere di un medico, però a mio avviso bisogna vedere le cose in prospettiva, perché molti di quelli che mi scrivono che non vogliono prendere integratori perché hanno paura delle conseguenze, oppure molti di quelli che sicuramente guarderanno questo video, sono poi quelli che vanno a fumarsi un pacchetto di sigarette e bevono alcol fino a vomitare sangue dalle orecchie. E come sappiamo, l'alcol e il fumo sono fra le principali cause di morte. E in prospettiva, quindi in paragone, prendere gli integratori è come bere acqua, nel senso che è molto più salutare, perché non senti mai qualcuno è finito all'ospedale, tantomeno morto perché ha preso degli integratori naturali. Ora, con questo intendo dire che non puoi nemmeno bere un bicchiere di vino, una birretta di tanto in tanto. Ovviamente no, puoi farlo di tanto in tanto, ovviamente farlo con moderazione. Questo è l'approccio giusto, moderazione a tutto, che sia fumo, l'alcol, pure gli integratori, o addirittura l'acqua, perché ci sono stati casi in cui alcune persone sono morte perché hanno bevuto troppo acqua. Per cui la moderazione è molto importante perché un estremo, quindi troppo di qualcosa fa sempre male, che sia qualcosa così naturale come l'acqua oppure qualcosa di dannoso come il fumo, ovviamente si va incontro a dei rischi. Per cui, per quanto riguarda l'alcol e il fumo, quelle sono cose nocive, sono sostanze che il corpo non può metabolizzare, sono come il veleno per il nostro corpo. Per cui lascia stare quelli. Sono ovviamente un altro argomento a parte, però per quanto riguarda gli integratori, vengono prodotti innanzitutto in un laboratorio da persone con il camice bianco, ovvero da scienziati, per cui non è naturale come lo intendi tu, ma sono delle versioni sintetiche dei nutrienti che già trovi nei cibi. E il motivo per cui una persona sana, un atleta, una persona che svolge attività sportiva, attività fisica, può integrare con gli integratori perché portano dei benefici per quanto riguarda la performance sportiva, per quanto riguarda il recupero dall'attività fisica, per aumentare e migliorare il proprio sistema immunitario che viene compromesso quando appunto si svolge dell'attività fisica. Per cui nel generale portano benessere, però sono integratori, ovvero vanno integrati alla propria dieta per andare a ricoprire quelle lacune, quelle carenze nutrizionali che viene la propria dieta. Quindi ci deve essere una sorta di motivo e una domanda dal proprio corpo per assumere quelli. Se sei una persona che non fa un cazzo tutto il giorno, ovviamente gli integratori non ti servono, però se sei una persona molto attiva, sportiva, fai tanta attività fisica, ovvero il tuo corpo necessita di quello, per cui può utilizzare quei nutrienti aggiunti che gli vai a dare per recuperare e ovviamente incrementare la performance fisica. Le cose bisogna prenderle, guardarle in prospettiva, ovviamente prenderle in moderazione, per cui se sei in questo caso una persona sana, un atleta che puoi fare uso di integratori, però ovviamente devi bere tanto e in questo modo vai a evitare qualsiasi tipo di effetto collaterale oppure danno a lungo termine. Perché il nostro corpo è un po' come un computer. Se tu apri
due o tre finestre contemporaneamente sul tuo computer oppure due o tre applicazioni. Ovviamente non è che il computer ti si esplode in faccia oppure va in crash, giusto? Riesce a supportare un carico, un lavoro aggiuntivo. Stessa cosa con il nostro corpo, fegato, reni, cuore, possono supportare un carico maggiore, un carico moderato, per cui in questo caso, ripeto, se sei una persona sana, perché una persona che non è sana non è in buona salute, non deve né fare uso di integratori né di qualsiasi altra cosa come alcol e fumo. Per cui, se sei una persona sana, in buone condizioni di salute, senza alcun problema, e soprattutto se è una persona che svolge attività fisiche, allora integratori possono andare bene per te, se usati con moderazione. Quindi questo è ciò che ho da dire al riguardo. Insomma, io li ho utilizzati quasi per 10 anni e conosco tantissima gente che è in perfetta salute, toccando ferro, utilizzando integratori, perché gli integratori possono andare a migliorare il tuo benessere. Però ogni integratore non è creato in modo uguale. Ci sono integratori e integratori, e proprio per questo devi fare attenzione, perché negli ultimi anni ci sono state alcune ricerche nel campo che hanno dimostrato che solamente l'8% degli integratori nel mercato effettivamente contengono all'interno gli ingredienti scritti sull'etichetta. E questo lascia molto a pensare, insomma, crea tanto scetticismo. Capisco le persone che inizialmente sono diffidenti, non vogliono tuffarsi o utilizzare integratori, però in questi casi devi affidarti a qualcuno che ne sa un po' più di te, che ha già percorso quella strada. Ad esempio, io ho utilizzato tantissimi integratori, so benissimo quali integratori funzionano, quali meno, quali sono di buona qualità, ed è proprio per questo che sul mio sito ho elencato gli integratori, quei pochi integratori che io utilizzo e che a mio avviso sono di buona qualità. Okay? Non vado per marca perché non tutti gli integratori, i prodotti di una marca sono creati uguali. Tutte le marche creano dei prodotti anche di merda e magari c'è solamente un prodotto in particolare che è di buona qualità. Per cui ho deciso di raccomandare solamente integratori che io personalmente utilizzo, che ho utilizzato ormai da anni e che credo veramente nella loro qualità, perché credo, vedo che funzionano su di me e sono decisamente efficaci. Per cui dacci un'occhiata, c'è qui il link nella descrizione del video, qui in basso, e puoi ordinare qualsiasi prodotto fra la lista a buon prezzo. Quali sono quelli che io utilizzo che credo che siano di ottima qualità, funzionano su di me, per cui puoi procedere senza continuare a rompermi le balle e chiedermi: ma questo va bene, quest'altro va bene? Non lo so, no, non è che li ho provati tutti, anche quelli nuovi arrivati, ok? Però ti posso dire questo, che siccome in base alle ricerche gran parte dei prodotti lì fuori non sono attendibili, è meglio andare sul sicuro anziché rischiare. Per cui se vuoi, fa la scelta di provare un altro integratore, un'altra marca che non è su quella lista sul mio sito, che io personalmente raccomando per la qualità, ovviamente stai correndo un rischio. E per questo video è tutto, spero di aver chiarito una volta per tutti questo dilemma se gli integratori sono sicuri o meno. E mi raccomando, resta sintonizzato perché fra un paio di giorni uscirà l'episodio numero 3 della serie Ricomposizione. Lascia un like e ci sentiamo presto. Ciao!